Live ci sei? Okay, ci siamo. Eccoci. Buonasera a tutti, da Alessandro e Paola, siamo in diretta dalla Biblioteca Civica Salesiana e per questo terzo incontro della seconda edizione della rassegna Assaggi di Parole organizzata dall'Associazione Assaggia Libri che saluto, e saluto Donatella di Pierantonio che è la nostra ospite di questa sera. Siamo tutti davvero felici di averla, di poter così scambiare qualche parola insieme a lei. Solo due parole al volo prima di passare la parola agli assaggialibri. Appunto, dicevo, Donatella di Pietrantonio, che ha avuto un grandissimo successo con il suo romanzo La Minuta del 2017, vincitore del premio Campiello e del premio Napoli, e che appunto 2020 ci regala un altro romanzo, Borgo Sud, che in qualche modo prosegue la vicenda dell'Arminuta. Ecco, cedo subito la parola a Michele e vi ringrazio ancora di partecipare a questa iniziativa. Prego Michele. Buonasera a tutti, grazie Donatella di Pietrantonio per aver accettato il nostro invito. Grazie a tutti coloro che si stanno collegando, che si collegheranno durante la diretta. Io sono Michele Paoletti di Assaggia Libri, con me ci sono Patrizia Fiori e Lorenza Bonino, e questa sera per il terzo incontro di Assaggi di Parole dialogheremo con Donatella di Pietrantonio di Borgo Sud. Borgo Sud è un romanzo che è uscito pochi mesi fa per Einaudi e che prosegue un discorso che era stato lasciato in sospeso con La Minuta. Donatella di Pietrantonio ha scritto questo bellissimo romanzo intitolato La Minuta, che ha avuto un grande successo e ha vinto importanti premi, tra cui il Campiello, come ha già detto Paola. E questo romanzo raccontava la storia dell'Arminuta, della ritornata che tornava a casa dopo essere stata data in affido a una parente e veniva poi restituita, riportata alla famiglia di origine. Non so se chi ci segue l'ha letto, quindi non voglio entrare troppo nel dettaglio della trama dell'Arminuta, però quello che appunto vi voglio dire è che Borgo Sud è un romanzo che, appunto, per chi ha letto l'Arminuta riesce a ricollegare i personaggi, però è comunque un romanzo che può essere letto tranquillamente in autonomia, insomma non è che è un seguito, ma è un romanzo che ha una sua vita autonoma, anche perché introduce sicuramente un paio o tre personaggi decisamente interessanti, che sono la sorella dell'Arminuta e il suo marito Piero, e poi anche tutta una serie di personaggi meno importanti che però comunque hanno una loro consistenza narrativa e portano avanti il romanzo in maniera decisiva. E Borgo Sud, se vogliamo, è un romanzo dei presagi. Io ho letto molti si apre con un presagio, quindi c'è una festa di laurea, la festa di laurea di Piero, e accade che innanzitutto inizia a grandinare in maniera violenta, quindi c'è questa grandine su questo evento di gioia che quasi, diciamo, lo ammanta di un velo un po' di minaccia, e poi accade che una tegola si stacca e cade proprio addosso all'Arminuta, facendo sì che questa si ferisca, e la sorella Adriana appunto lo legge come un cattivo presagio. E poi da lì racconta appunto la storia. Poi Donatella ci dirà se, insomma, quanto vuole raccontare la trama, questo lo lascio a lei, insomma, il piacere di raccontarci la trama. E da lì appunto la vicenda racconta della Minuta che ritorna di nuovo, questa volta non ritorna alla sua famiglia d'origine, anche se poi alla fine un po' di famiglia la ritrova, però ritorna dalla Francia nel suo Borgo Sud, nella sua Pescara, richiamata da un evento. E quindi da qui, insomma, inizia il romanzo e ci racconta questo
questa storia di questo rapporto fra Minuto e la sorella Adriana, diciamo così. Quindi Donatella, la prima domanda che ti voglio fare, io sono partito con il tu in maniera così diretta, quindi la prima domanda che ti voglio fare, complimentandomi per la scrittura innanzitutto, perché questo, cioè, io apprezzo tantissimo la tua scrittura così asciutta, così priva di fronzoli, non è una scrittura viva, però allo stesso tempo arriva veramente all'osso delle cose, è una scrittura che io adoro, a me i romanzi piacciono scritti in questo modo, la prima cosa che ho apprezzato del tuo romanzo, ma anche del precedente, anche di Bella Mia, anche di Mia Madre in Fiume, è proprio questa scrittura così densa, però al tempo stesso molto, molto pulita. E quindi la prima domanda, che penso sia una domanda che ormai ti stanno già facendo da mesi, è come io ho letto anche qualche intervista, quindi ho letto che comunque questo romanzo in verità è nato dall'esigenza di raccontare un altro personaggio, che è Piero. Quindi il primo personaggio a chiamarti è stato Piero, non è stato Adriano, è stata l'Arminuta. Quindi volevo capire com'è stato ritrovare questi personaggi che ci avevi raccontato qualche anno fa. Grazie Michele, buonasera a tutti. Sì, è vero che volevo raccontare di Piero e per la prima volta ero tentata da un personaggio maschile più importante che negli altri libri e che avesse la dignità di un protagonista. Volevo raccontare questo matrimonio tra Piero e l'Arminuta, matrimonio contratto da giovani, con molti bisogni, ognuno dei due con molti bisogni, e non proprio un progetto di vita insieme consapevole. E l'ho chiamato una collusione di bisogni. Quindi sicuramente Piero era uno stimolo importante, ma comunque anche le due sorelle che avevo lasciato negli anni della loro adolescenza. E quando avevo cominciato a scrivere l'Arminuta, io immaginavo di raccontare le loro vite più o meno fino alla mezza età, solo che poi questi primi anni successivi al loro incontro, no, di Adriana e Arminuta, che hanno appunto, che avevano vissuto due infanzie separate e poi si erano incontrate in questa famiglia di origine in cui Adriana è cresciuta, mentre l'Arminuta no, perché è stata allevata da un'altra famiglia. Ecco, questi primi anni erano stati così densi e intensi da scrivere e per loro da vivere, che a un certo punto ho sentito proprio l'esigenza di fermarmi, di chiudere un primo ciclo narrativo. Cioè andare avanti mi sarebbe sembrata un po' una forzatura, un po' un appiccicare artificialmente un secondo tempo. Non lo so, penso che ogni scrittore lo senta a un certo punto, quando quest'arco narrativo va verso la chiusura. E così mi era successo con l'Arminuta, solo che poi, diversamente dai romanzi precedenti, le voci non si sono spente dentro di me. Quindi è vero la novità di Piero, ma è anche vero che Adriana e l'Arminuta
le sentivo ancora molto, molto vive. E scrivere Borgo Sud è stato anche mantenere una promessa. Allora, voi ditemi, insomma, io passo la parola piano via via, e appunto, perché appunto questo romanzo poi in verità ha un peso non notevole, insomma, in tutta la vicenda, cioè, possiamo quasi chiamarlo uno dei motori della vicenda, è la sorella Adriana, quella che poi funge un po' da calamita nel richiamare l'Arminuta a Borgo Sud. È un personaggio, Adriana, molto, molto complesso, molto difficile, perché poi alla fine noi ci siamo, terminiamo l'Arminuta con una visione e poi riapriamo questo romanzo in cui invece questa quest'onda di disamore che l'Arminuta e Adriana hanno poi portato dentro di loro si stende lungo tutto Borgo Sud. Quindi possiamo dire che Borgo Sud è un romanzo che ci racconta, da un lato, le conseguenze di questo disamore di questa famiglia, che sia Adriana che l'Arminuta. Oltretutto, l'Arminuta è stata doppiamente oggetto di disamore. All'inizio è stata consegnata a un'altra famiglia, poi è stata riportata indietro nella stessa famiglia, quindi ha un sacco di vuoti da riempire. Quindi è un romanzo che comunque ci racconta le conseguenze del disamore e anche i tentativi di questi personaggi di riempire il vuoto che hanno dentro. Io l'ho letto un Sì. po' così. Posso intervenire? Buonasera, intanto, sono Lorenza Bonino. Io devo dire una cosa, Michele, che non sono del tutto d'accordo con te, quindi facciamo un pochino il gioco delle interpretazioni contrastanti rispetto ai due romanzi, sia L'Arminuta sia Borgo Sud, che sia necessariamente un romanzo sul disamore, no? Ma sia forse siano tutti e due romanzi sul disamore, ma forse sono romanzi sulla difficoltà e sulle convenzioni che a volte impediscono di esprimere l'amore nel modo migliore, nel modo più esplicito, no? Il personaggio di Adriana mi sembra un personaggio effettivamente molto complesso, ma anche, diciamo così, molto spontaneo, molto viscerale, molto legato, insomma, in qualche modo a una certa terrestrità, no? Nell'esprimere i suoi sentimenti, nel farsi avanti, nell'invadere anche in qualche modo la vita della sorella, no? Ma più che disamore, no? Sia nell'uno che nell'altro romanzo, io ci leggo casomai una difficoltà nell'esprimere e nel costruire un amore efficace ed esplicito, insomma, perché non direi, no, che né nell'Arminuta ad Algisa o la madre, ma anche in questo romanzo, non abbiano affetto per queste figlie, no? Soltanto che lo dimostrano o non lo sanno dimostrare in maniera, insomma, un po' particolare. Non so se questa interpretazione può essere in qualche modo accettabile, no? Ma io più che altro ci ho visto questo, insomma, anche nella figura della madre biologica delle due, insomma, questa volontà d'amare che però non riesce ad esprimersi e quindi poi in effetti si palesa con grandissima difficoltà e con una grandissima problematica nel campo nell'ambito della comunicazione proprio, nella capacità di comunicare e di esprimere. Sì, diciamo che parlare di disamore, anch'io spesso lo dico, no? Dico le conseguenze del disamore, parafrasando il titolo di quel bellissimo film. È sicuramente una riduzione, una semplificazione, ma quello che dici, Lorenza, è vero. La madre biologica, magari se ci vogliamo concentrare su di lei, non è come qualcuno dice anaffettiva, non è assente, è una madre viscerale, istintiva, è sicuramente la figlia di un mondo che non esprime l'affetto, non esprime l'amore,
che non ha nemmeno la lingua per esprimerlo. Nel mio dialetto, che è poi simile a quello di cui si parla che si parla nei libri, nei tuoi libri, la parola amore non esiste. Questo l'ho detto tante volte. Ma poi qui c'è un altro tipo di inibizione che è, non lo so come vogliamo chiamarla, culturale, antropologica, che è quella anche della manifestazione fisica dell'affetto, per cui questi genitori non hanno le parole per dirlo, ma non hanno neanche i gesti per esprimerlo, quindi non ci sono coccole, non ci sono abbracci e non c'è niente. E poi a rendere ancora più complessa la situazione è che questa madre è imprevedibile, ha dei periodi di assenza, di lontananza, e poi invece improvvisamente, con un gesto molto semplice, come può essere mettere un barattolo di conserva nella borsa della figlia quando riparte, o nel primo volume metterle il mattone caldo sul petto quando è raffreddata, questo è il suo linguaggio. Quindi ci sono questi momenti in cui improvvisamente lo sguardo della madre cade su di te, ma questo forse rende le cose persino più difficili, perché a fronte di una imprevedibilità non riesci mai veramente a staccarti e a raggiungere una tua autonomia, sei sempre alla ricerca di quei momenti di attenzione, di cura, quei momenti in cui la madre finalmente si manifesta. E non solo, ma probabilmente nel profondo di un bambino si struttura un vissuto di indegnità, nel senso che se la madre non mi cerca è perché io sono indegno del suo amore, io sono non amabile, io non mi merito le carezze. E ovviamente un bambino, un figlio, una figlia non ha gli strumenti per leggere quello che c'è dietro, e quindi riceve il comportamento della madre in termini di disamore. Lo vive, lo soffre come disamore, e poi ci vuole un lungo percorso anche per me, che non ho avuto dei vissuti così traumatici come le mie protagoniste, ma insomma qualche difficoltà con il materno l'ho avuto. Per me è stata necessaria tutta la vita per arrivare poi a comprendere che, come dici tu Lorenza, quello non era disamore, era una somma di cose diverse che impediva l'emergere, l'eruzione proprio dell'amore. Grazie. Tra l'altro queste riflessioni mi fanno, aprono, diciamo,
si aprono due domande, no? Da un lato io mi sono appunto annotato che questo è un romanzo che parla di, che declina la maternità in tante voci, no? La voce di Adriana, la voce appunto della madre di Adriana e dell'Arminuta, e lo stesso Borgo Sud, diciamo, possiamo vederlo come una madre, no? Una parte di paese che accoglie, perdona e in qualche modo ricuce i suoi strappi. E dall'altro lato invece questa famiglia, quindi una domanda che poi voglio farti è appunto questo romanzo, questa declinazione di madri che noi abbiamo, che ci metti di fronte, insomma, ha voluto dar voce anche a madri, anche l'Arminosa, che poi madre non è, quindi è un romanzo che racconta la maternità quasi a tutto tondo, diciamo, in qualche modo. E dall'altro la famiglia poi dell'Arminuta e di Adriana, che rappresenta il passato, cioè ci porta indietro nel tempo, quando loro hanno incontri, loro sono rimasti indietro nel tempo perché tutto riversano tutto questo rancore, sembra quasi che si siano fermati 10 anni prima, non so come dire, no? E quindi quando loro ritornano si riaccendono, ma ripartono esattamente da dove sono, quasi dove sono rimasti quando Adriana se n'è andata, quando è successo, insomma, tutto quello che è successo. E dall'altro ci portano anche una tradizione, dei rituali, le fatture, cioè tutta una serie, un lato che insomma, a me che sul Piombino, insomma, l'ho vissuto poco nel mio personale, vedere che esiste ancora nei piccoli paesi, nei piccoli borghi, tutta questo aspetto di rituali, di superstizioni, se vogliamo. Quindi è interessante, insomma, come in questo romanzo vengano fuori tutti questi spunti. Perché non sei mai andato dal mago dell'accesa? No. Cioè, c'è mancato il mago dell'accesa, che è un mago qui delle vicinanze, vicino a Massa Marittima, insomma. So che di molti piombinesi che l'hanno frequentato hanno avuto il piacere. Insospettabili, ti dico, insomma, cioè, in realtà questo è vero. E quindi sì, la prima domanda è: raccontaci un po' come sei riuscita a mettere, cioè, a declinare questa maternità tutto tondo, cioè. Cioè, hai voluto proprio raccontare tutti gli aspetti della maternità in questo romanzo, secondo me. Beh, intanto grazie Michele, perché me l'hai fatto capire adesso, no? Che appunto ci sono tutte queste modalità diverse che corrispondono a madri diverse, a partire dalla maternità zero, che è quella dell'Arminuta, che dopo un inizio incerto, no? Durante il matrimonio con Piero, le dice che ci pensavano ogni tanto ad avere bambini, ma era più una fantasia che un vero desiderio. E poi, insomma, la sua vita va avanti, va oltre, se ne va via da sola in Francia, eccetera. E alla fine c'è questa sua maternità zero, ma consapevole. Cioè, lei lo dice esplicitamente: io non l'ho veramente voluta. Posso esistere senza, che sembra una banalità, ma sembra anche a volte ancora difficile da accettare, ancora oggi. E poi sì, ci sono le altre declinazioni nella madre biologica, in Adriana, che è quel personaggio complesso che dicevate, molto impulsiva, un po' scapestrata, un po' insofferente delle regole, eppure è una madre adeguata, è una madre competente, è una madre sufficientemente buona. Quindi non c'è
un determinismo assoluto, cioè una visione disperante per cui di generazione in generazione si ripete questo fallimento della maternità. No, arriva sempre il momento in cui qualcuno questa catena la spezza e può essere persino Adriana, apparentemente così sregolata, e che riesce invece a essere una madre diversa da quella che è stata sua madre con lei. E poi ci sarebbe ancora Isolina, però insomma non voglio togliere, anche perché ho visto che Patrizia si sta preparando per porre una domanda, quindi magari Isolina poi ne parliamo dopo, poi la lasciamo. Prima di Patrizia, faccio un sorpassino perché visto che siamo appunto in tema di maternità, volevo salutare le persone che ci hanno così mandato i loro saluti, questi che ci hanno fatto un cenno e ringraziarle. E poi volevo leggere anche una domanda che ci è stata fatta da una ragazza che tocca proprio questi temi, no? Questi rapporti difficili, complessi con la famiglia e appunto le ferite, ma anche le possibilità che queste relazioni portano. Quindi leggo la domanda di Katie, che ringrazia a mia volta e che ci ringrazia per questo incontro, e dice: mi ha colpito che anche se in maniera diversa dalla mia famiglia, anche nella minuta e nella sorella ci sono delle ferite profonde, appunto, provocate dalla famiglia. Queste ferite vengono risarcite in Borgo Sud? E se sì, come? Questa è la domanda, diciamo, Non ho di... capito se l'ha letto o no, e quindi mi terrò un po' sul... Vabbè, come sempre bisogna fare. Io non credo che tutte le ferite siano completamente riparabili e rimarginabili. Qualche segno rimane, ecco, arrivo a dire che forse quello a cui dobbiamo tendere è una buona cicatrice significa che il segno resta e questo non è negativo, perché le esperienze, anche le peggiori, non vanno negate, non vanno rimosse, vanno integrate in quello che siamo, in quello che diventiamo, vanno elaborate, trasformate, possiamo dirlo in mille modi. Però il segno forse è giusto che resti. E poi, certo, una riparazione la cerchiamo sempre. La cerchiamo con altre persone, la cerchiamo in altri luoghi, altre esperienze. Per esempio, Adriana e Larminuta si fanno molta forza nella sorellanza, perché in fondo quel vuoto che hanno dietro le accomuna. Larminuta dice che provengono dalla stessa radice dolorosa. Dopodiché vanno in direzioni diverse, molto diverse, ma resta tra loro questo legame molto forte, questo amore incondizionato che non potrà mai sostituire quello della madre, ma
è comunque tanto, ognuna delle due sa di poter tornare dall'altra in qualunque momento. All'inizio del romanzo Adriana si ripresenta dalla sorella dopo un anno e mezzo in cui non ha più dato notizie di sé, suona il campanello alle 3 di notte con queste novità evidenti, un bambino di pochi mesi in braccio, indossa una camicia da notte, eppure lei sa che può permetterselo di suonare quel campanello, sa che la porta le verrà aperta. Sì, restituiamo la parola a Patrizia, qui l'abbiamo sottratta indebitamente. No, pensavo si fosse bloccato tutto. Allora, dunque, io ho amato molto questo libro, del resto come l'Arminuta, e ho trovato in questo secondo romanzo la differenza enorme che si evidenzia ancora di più tra le due sorelle, proprio nel comportamento, nell'atteggiamento, proprio nello stile proprio di vita. Ecco, però quello che per tutto il romanzo mi ha un po' creato una situazione quasi di disagio è quell'atteggiamento di rassegnazione dell'Arminuta, quell'esserci sempre per tutti, ecco, che spesso è un atteggiamento molto, molto trasversale a molte donne, e con questa sorella che le fa di tutto, anche delle vessazioni, e lei però incamera tutto. E quindi è lo stesso, nei confronti della famiglia, la famiglia stessa. Lei è sempre presente con tutti, è sempre presente con il marito, anche se non vuole ammettere all'inizio certi sospetti. E quando la madre si ammala e lei va a trovare la madre, quindi a fare visita e sostenere il padre, quando il padre la rimbrotta, lei tira quel piatto di spaghetti nel muro, ho tirato un sospiro di sollievo, perché a questo punto c'è stato un atteggiamento di ribellione, di presa proprio di coscienza, e è diventata per me quasi una persona ancora più normale, ancora più vicina. E io mi domando perché, ecco, lei accetta, poi dopo recupera e ritorna a quella di prima, perché lei accetta questo atteggiamento della sorella e di tutto il resto, di tutto quello che le ruota intorno, per sdebitarsi perché lei ha avuto una vita completamente diversa da quella della sorella, o perché è un fatto proprio compensare quell'amore che non è stato loro dato? Sì, l'Arminuta appare abbastanza remissiva, poi ogni tanto ha queste esplosioni, no, di rabbia. Una è quella che hai citato, ma c'è anche un momento in cui rompe il dito a Piero, per esempio. Sì, quello. Però è vero che il suo atteggiamento di fondo è abbastanza remissivo, di accettazione di tutto ciò che le viene dagli altri. Ci pensavo, Patrizia, proprio negli istanti in cui me lo chiedevi, forse una persona con il suo vissuto non se lo può permettere di reagire con forza, con determinazione, insomma di essere assertiva sempre, perché io credo, identificandomi con lei, che al fondo quella paura dell'abbandono che hai ben conosciuto ti resta sempre e ti impedisce
ti impedisce di imporre anche il tuo punto di vista, il tuo modo di essere, di dettare anche agli altri quello che vuoi tu. Io credo che sia questo, sempre la paura dell'abbandono, per cui tendi ad accettare anche l'inaccettabile, salvo poi avere quei momenti in cui non ti controlli più e magari riesci a esplodere e anche un po' a liberarti per poi ricominciare ad accumulare. Ecco, sì. Allora, io volevo, sempre soffermandomi sul personaggio appunto dell'Arminuta, no? Che per chi non ha letto il romanzo, i romanzi, anzi, sarà meglio dirlo, che significa la ritornata, fra l'altro poi è un personaggio anonimo, cioè la voce narrante è un personaggio che non dice mai, fondamentalmente, non dice mai il suo nome, insomma, no? E tutti gli altri che le ruotano attorno sanno, in qualche modo ne conosciamo il nome di colei che parla e che racconta, in realtà no, quindi l'Arminuta ritornata, no? Quella che è ritornata, che è stata definita da questa vicenda di particolare che viene raccontata nel primo romanzo, no? Cioè, soffermandomi proprio su quel personaggio, a me ha colpito una cosa anche perché mi rimanda a vicende che mi sono state raccontate, no? In qualche modo vicende simili. In particolare, questa ragazza, questa donna, si riscatta attraverso lo studio, no? Quindi riesce a staccarsi in qualche modo da una situazione molto particolare proprio studiando, e quindi poi conquistando il suo posto all'università in Francia, eccetera, no? Quindi un itinerario intellettuale che la porta molto lontano da quella che è l'origine, poi, no? E quindi da quella che è la sorella, che è molto diversa. La sorella parla comunque in dialetto, anche quando parla in italiano, comunque è un italiano fortemente dialettizzato, coccia, ecco, al posto di lì, al posto, insomma, dell'avverbio di luogo, eccetera, no? Però mi ha colpito perché mi è sembrato molto significativo questa oscillazione fra due mondi, no? Che non ti permette poi di riconoscerti pienamente in nessuno, no? Mi ha colpito anche perché appunto sono stata resa testimone in qualche modo di storie del genere, no? Cioè di persone che magari provengono da una situazione molto molto popolare in qualche modo, che si sono, diciamo, emancipate attraverso lo studio, d'accordo? Però questa esperienza, l'esperienza loro passata, quella che sono le loro radici, non riescono mai pienamente a buttarsela alle spalle e quindi rimangono sospese. C'è una mia amica che mi aveva raccontato questo, dice: la prima volta che io ho pubblicato un libro, un libro accademico, quindi, no? Così l'ho fatto vedere alla mia nonna, e la mia nonna mi ha detto: ah sì, brava, no? Ma poi c'era mio cugino lì, no? Ah bravo, mi hai portato le cassette dei pomodori, e era molto più contenta della cassetta del pomodoro che non del libro, diciamo, accademico, no? Quindi questo è un aspetto che in qualche modo mi ha colpito, perché proprio mi ha colpito, fra l'altro, questa, diciamo così, questa sorta di incontro-scontro, chiamiamolo così, fra, non so se il termine più esatto, fra classi sociali o comunque fra ambienti sociali completamente differenti, quindi un ambiente borghese, un ambiente molto popolare, radicato anche nelle tradizioni, come diceva prima Michele, no? E questo personaggio che comunque sia nel primo che nel secondo romanzo in qualche modo non si sa decidere, no? Oscilla sempre fra questi due aspetti della sua esperienza, no? Che sono aspetti anche linguistici, fra l'altro, no? Perché lei parla in un certo modo, la sorella parla in un altro, e questo si ravvisa, insomma, sia nel primo che nel secondo romanzo. Ma quello che dici, Lorenza, mi tocca particolarmente, e mi tocca anche personalmente. Perché un po' anche la mia storia, cioè io
devo precisare, non sono mai stata data né tantomeno istituita, quindi non ho vissuto l'abbandono, o perlomeno non in quei termini. Ho vissuto l'abbandono delle figlie delle donne contadine negli anni 60. Le madri c'erano, ma lavoravano i campi, quindi non avevano nemmeno il tempo di guardarti in faccia. E questo è un aspetto. Poi quell'aspetto che tu dici della emancipazione attraverso lo studio è importantissimo perché è vero che rimani in una sorta di sospensione. Quello che tu fai, ti serve nello stesso tempo per emanciparti, per liberarti da quel mondo originario. Quindi tu lo tradisci, ti allontani da quella radice, no? Ma lo vivi anche come un tradimento e quindi co anche con un senso di colpa il tuo andartene da lì, anche perché poi tutto quello che tu costruisci di diverso non può essere riconosciuto nel tuo Esatto, luogo di oddio. nascita, e per luogo di nascita intendo la famiglia, mentre raccontavi della tua amica, mi è subito venuto in mente qualcosa che mi è successo soltanto ieri, e cioè mio padre, 84 anni, ancora indomito, contadino, allevatore di maiali, polli, eccetera. Quelli per uso familiare, diciamo. E tramite la badante di mia madre mi ha mandato ieri una foto in cui era felice accanto alla vicina, a una vicina di casa che li aveva aiutati nella mattanza dei polli, perché questi polli vengono allevati, poi crescono, arrivano a un certo punto che diventerebbero insomma troppo duri poi da mangiare, quindi vengono ammazzati. Scusate l'argomento. Metti che vengono ammazzati 12 polli e poi congelati, no? Quindi c'era questa vicina che aiutava. Quando mi è arrivata la foto, io ho sentito tutto intera la stima di mio padre per la vicina mia coetanea, tutto l'apprezzamento e la gioia, e io tutto questo non glielo do, perché certo lui sa che scrivo libri, che non leggerà mai perché insomma ha frequentato fino alla quinta elementare, quindi ha un'idea molto vaga di quello che io ho fatto dopo l'infanzia con loro, dopo l'infanzia uguale a quella della vicina. Quindi non può riconoscere la forma di questa emancipazione gli rimane incomprensibile e io mi sento in colpa per questo. E ci guardiamo e vediamo questa distanza, questo tradimento, questa colpa. Non so se mi sono spiegata, insomma. È un'incomunicabilità, Sì. praticamente, un'incomunicabilità fra mondi, Sì. certo, spiegata benissimo. Allora, a proposito di incomunicabilità, ho visto che c'è una domanda, se
Paola e Alessandro ce la vogliono far apparire, una domanda di Dani Valeri. Allora, eccole qua. Ma le vicende come quella dell'Arminuta fanno parte della cultura del sud dell'Italia o accadevano in più luoghi? Questa è la domanda che ci giunge. Diciamo che girando un po' quando si poteva, girando un po' il mondo, per stare dietro alle traduzioni dell'Arminuta, me le hanno raccontate in tutto il mondo, assolutamente, anche in posti insospettabili. Me le hanno raccontate in Turchia, in Brasile, in Spagna, me le hanno raccontate a Cuneo. Non dimenticherò mai una signora che aspettò la fine della presentazione e insomma aspettò che gli altri si allontanassero un po' e da vicino mi ha chiesto molto, molto commossa e anche molto provata da quello di cui avevamo parlato, mi ha chiesto come fa lei a conoscere la mia storia. E i bambini venivano dati quando non c'erano mezzi sufficienti, quando non c'era il controllo delle nascite, i bambini venivano dati, forse i bambini ancora sono dati. E a volte magari queste storie poi riuscivano anche bene, a volte la famiglia informalmente adottiva riusciva a crescere bene questi figli arrivati così, sicuramente offrivano migliori opportunità, era per quello che si faceva. E a volte invece no, a volte non erano storie felici. Io poi ne ho sentite tante, paradossalmente ne ho sentite tante dopo aver scritto l'Arminuta. E cioè nell'Arminuta c'è una parte di... Mi sentite? C'è una parte di conosciuto, cioè sapevo che ho anche conosciuto proprio delle persone più grandi di me, tranne una, delle persone che erano state date. E invece poi c'è una parte di invenzione mia, cioè la restituzione. A me interessava proprio quello, cercare di entrare nella testa di una persona che prima viene data e poi riportata indietro. Questo era un evento molto, molto raro, però diciamo che dopo aver scritto il romanzo, queste storie mi hanno cercata ovunque, perché chi aveva vissuto sulla propria pelle quella esperienza, in molti casi ha trovato il modo di raccontarmelo. E questo è quello che fa, appunto, quando poi il lettore si ritrova sulle pagine, è questo che, insomma, rende il romanzo qualcosa di vivo in continuazione, una cosa che continua a vivere giorno per giorno. Uso questo commento di Gaia Saga, che dice: non c'è intenzione di incomunicabilità, ma consapevolezza della lontananza dei diversi mondi, per fare un gancio su un altro personaggio di cui abbiamo parlato all'inizio, ora vorrei ritirare in ballo, perché in verità il mondo dell'Arminuta, il mondo di Adriana, che appunto appartengono un po' allo stesso mondo, e poi a un certo punto c'è questa separazione e poi c'è questa, diciamo, questa attrazione, ha come contraltare il mondo che l'Arminuta si costruisce con Piero, uno che è un po' più simile a lei, diciamo così. Però
Però anche in questo caso qua i mondi di Adriano, della Minuta e di Piero in qualche modo poi ci dimostrano che non è sempre vero che col simile, diciamo, mettiamolo fra virgolette, le cose poi riescono a funzionare. E quindi questo personaggio di Piero arriva a portarci che cosa? Cioè, com'è nato e cosa volevi raccontare con questo personaggio che poi alla fine ha anche molti punti di contatto con l'Arminuta, perché anche lui prende delle decisioni in un certo modo trovandosi un po' sì, a dover scegliere senza scegliere in qualche modo. Piero e l'Arminuta secondo me si sono trovati lungo la via della fuga. E entrambi vogliono sottrarsi a delle influenze, dei condizionamenti familiari molto forti, molto diversi, opposti. La famiglia dell'Arminuta e quella di Piero non potrebbero essere più diverse. Sono comunque per motivi diversi famiglie molto, molto pesanti e probabilmente questo primo incontro tra l'Arminuta e Piero è un trovarsi lungo la via della fuga, appunto. E però magari per un legame, per un matrimonio, non è un buon prerequisito quello di condividere questa fuga dal mondo che ci ha partoriti. Perché è ancora una fuga con pochissime consapevolezze, no? Se pensiamo a Piero, Piero ne sa ancora molto poco di sé, non si è ancora individuato, non si è ancora trovato, e questo matrimonio nasce con un gigantesco non detto, non solo non detto di lui a lei, ma anche non detto di lui a se stesso. Piero non si conosce, non si riconosce, e questa confusione, questa contraddizione sarà poi determinante, perché a un certo punto tutto ciò che è sommerso verrà fuori inevitabilmente, verrà a galla. E allora, vabbè, questo mi prendo io da autrice la responsabilità di dirlo. Nel tradimento di Piero io non vedo colpa, anche qui, come scriveva prima Gaia, no, non c'è intenzionalità, anche qui non c'è intenzionalità di ferire l'altra, di ferire la moglie, è semplicemente che non è più rinviabile la scoperta di sé. Ora va? Sì. Problemi con trackpad, scusate. Dicevo, una cosa che ho notato
fra l'altro, cioè in questo romanzo, nel secondo romanzo in particolare, è comunque che in tutte le difficoltà, in tutti i drammi, in tutte le tragedie che comunque coinvolgono i vari personaggi, mi pare che le figure femminili siano comunque particolarmente forti, particolarmente resistenti e resilienti in qualche modo, cioè mantengano sempre questa capacità di resistere, insomma, di fare argine, no? Anche facendo leva su quella che prima hai definito la sorellanza, per esempio, appunto, fra l'Arminuta e Adriana. Mentre i personaggi maschili sono personaggi sicuramente più fragili, no? Piero per un verso, per questa mancata consapevolezza, però volevo richiamare anche l'attenzione sul personaggio di Rafael, no? Che è il compagno di Adriana, il padre del bambino, di Vincenzo, no? Che insomma, all'inizio viene presentato come, cioè, questo personaggio estremamente vitale, no? di pescatore, di figlio del mare, no? Ma che poi viene descritto in una decadenza inquietante, insomma, cioè proprio nello squallore, no? Cioè, questa involuzione particolare, no? E vedo, insomma, cioè questa, come posso dire, proprio questo contrasto, no? Fra una femminilità che tutto sommato è comunque molto, molto forte, è in grado anche appunto di fare muro rispetto ai drammi dell'esistenza, no? E una mascolinità che tutto sommato ha più difficoltà sia ad acquisire consapevolezza, sia, insomma, a farsi carico e responsabile del proprio destino. Non lo so, questa è un'impressione famosa. Ma riguardo a Rafael, sicuramente è così, ma con questo non è che io voglia dire Rafael è un personaggio, è uno e è solo uno. E riguardo a Piero invece, io non parlo molto del suo presente, ma cerco di lasciare intravedere che ormai lui è una persona abbastanza risolta. È uscito allo scoperto con se stesso, ha abbandonato ciò che non voleva fare, persino il lavoro di suo padre, persino il dentista, non lo fa più. E quindi Piero si è trovato, si è costruito. Certo, ha lasciato delle cose dietro di sé, ma come tutti. E in fondo Piero e l'Arminuta, al di là della loro separazione, anche questo, insomma, appunto possiamo dirlo, perché si capisce subito all'inizio del libro, e al di là del loro allontanamento reale, del vivere lontani, del sentirsi di rado, restano legati da una specie di amore assoluto, e continuano ad amarsi in un modo che non ha più bisogno di una presenza continua, fisica, e resta un legame, il loro legame sullo sfondo resta. E quindi io Piero non lo trovo fragile. All'inizio sì, molto. Quasi, insomma, ma poi mi sembra che Piero faccia un gran percorso dentro di sé. Sì,
Sì, forse io c'è stato un momento in cui Piero mi è rimasto particolarmente antipatico, devo dire, nel corso del, no, vabbè, nel corso del pranzo, ma è vero comunque, è vero che fa un Sì. percorso di riconoscimento. Nel Sì, lui è corso stato molto del antipatico. pranzo con il professore, insomma, no? E fra l'altro mi ha fatto venire in mente, diciamo, un altro pranzo, che è il pranzo che è verso la fine dell'arminuta, quando lei, insomma, si ritrova con Adalgisa e col suo nuovo compagno, no? Che è Sì. tutto, cioè, apparentemente, cioè, tutti molto simpatici, però anche lì c'è il personaggio maschile che è tremendo perché non si rende conto di una certa cosa, insomma, ora non lo voglio dire, mentre sarà Adriana, insomma, a rendersene conto pienamente di quello che sta succedendo, no? Mentre invece lì si procede per convenzione, no? Da una parte il pianto del bambino, da quell'altra parte il capello nel piatto, no? E è sempre questo rimanere attaccato, diciamo, alla regola, alla convenzione, che è molto borghese, no? Fra virgolette, mentre invece, diciamo, la sana vena popolare va oltre, insomma, diciamo, questi limiti, no? Però hai ragione, è vero che Piero poi riesce in qualche modo a svincolarsi da ciò e a ritrovare, insomma, quella che è la sua strada autentica, no? Forse sono stata condizionata effettivamente da quel momento, ho detto, ma insomma, Sì, però. ma lì sta molto antipatico a tutti, ma è vero, mi fai pensare che in effetti ogni tanto metto su uno di questi pranzi in cui i personaggi, insomma, mangiano, ma soprattutto si mangiano tra loro. Sì, che è una cosa tipica, fra l'altro, io credo, no? Perché mentre anche nell'arminuta, no? Io penso anche al primo pasto di lei quando viene restituita, insomma, no? Cioè, in cui si trova a digiuna perché, cioè, lì in maniera molto esplicita si rubano il cibo l'uno con l'altro, insomma, no? La fame alla meglio di tutto. Invece al desco borghese la situazione è molto più convenzionale, più educata, eccetera, però in realtà poi succedono cose Ma assai più poi terribili nel sottofondo, insomma, in genere, no? Quindi l'educazione sì, ma dietro l'educazione scoppia di tutto poi in pratica, no? È vero. Questo è anche un altro aspetto di quel contrasto fra mondi di cui si parlava prima. assolutamente. Il pranzo borghese è più un esercizio di equilibrismo, no? Mentre il pranzo, questo più del popolo, in cui non si riesce a staccarsi quasi dal bisogno immediato di fare, di dire, che poi, diciamo, è quello che fa essere Adriana anche un po' il motore di questa, delle vicende, il suo stare sul senso delle cose, non so come dirlo meglio, no? Adriana è molto, essendo molto aggrappata alla sua terra, è quella che poi si accorge prima di certi segnali, no? Perché sta più vicina a questo senso. Assolutamente. Adriana è una scapestata, ma un intuito formidabile. Adriana trova sempre la verità, ha quel suo modo di gettare lo sguardo sulle situazioni, anche sul matrimonio della sorella, no? Apparentemente perfetto, invidiabile. Eppure lo sguardo di Adriana arriva oltre la superficie. Tra i personaggi maschili abbiamo Vincenzo, che lo troviamo piccolino e poi dopo lo ritroviamo adolescente, da ultimo alla fine del romanzo. E nel dialogo con l'Arminuta, lui si ritrova a giustificare l'atteggiamento del padre. Ecco, questo è, diciamo, mi ha meravigliato abbastanza, no, cioè non mi ha meravigliato considerando l'età del ragazzo. Ecco, perché questa cosa? Perché questa risposta, ecco, di Vincenzo alle domande della zia? Questa è una domanda, sì, che volevo fare. E poi un'altra domanda, le faccio subito insieme. Qual è il personaggio che ha amato di più in questo romanzo? A questa domanda rispondo Piero perché è nuovo. E invece all'altra volevo rispondere
se posso permettermi, con un consiglio di lettura, se non lo avete già letto, un libro di qualche anno fa, di Delphine de Vigan, Le fedeltà invisibili, pubblicato sempre da Einaudi. Le fedeltà invisibili, ecco, si parla proprio di questo, cioè i figli, a costo di farsi male e malissimo, ma restano fedeli ai genitori o alla immagine ideale dei genitori, a costo di farsi, a costo di far male a se stessi, a costo di farsi molto male, ma non tradiscono, difficilmente tradiscono i genitori. Qui Vincenzo è un ragazzo adolescente, per lui il padre sarà stato, prima Lorenza, no, raccontava questa parabola di Raphael, e sicuramente il padre nella parte ascendente e all'apice della parabola è stato per Vincenzo un modello, un ideale da seguire. E allora poi nel momento della rovina possiamo noi pensare che il figlio lo tradisca? No, il figlio lo difende oltre ogni ragionevole evidenza e consenso, ma perché difendendo il padre, salvando questa immagine ideale del padre, che poi era anche quello che faceva la minuta nell'altro romanzo con Adalgisa, no? Sì, certo. Trasformandola, sì, certo, da quella che l'aveva restituita e, sì, quindi abbandonata, in una specie di santa. Sono i paradossi poi questi qui. Sì, certo, e quindi sta difendendo il padre, sta salvando se stesso, perché la sopravvivenza, fino a una certa età, la sopravvivenza dei figli dipende molto dalla conservazione di questo ideale di madre e di padre. Io sfrutto, diciamo, la diretta per una mia considerazione personale su un aspetto. Questo, quello che dico io quando facciamo le presentazioni, che avere l'autore, ora noi ce l'abbiamo a distanza, però insomma avere la possibilità di dialogare con l'autore, anche quello poi di togliersi, insomma, di fare tutte le domande che passano per la testa. E io ho una considerazione che ho mandato anche in un messaggio a Lorenza, che ho fatto su questa scelta di non dare nome a questo personaggio, all'Arminuta. Quindi per ben due romanzi l'Arminuta non avrà nome, non sapremo mai come si chiama. E io me lo sono ho cercato, insomma, così nel mio fantasticare, di dare una spiegazione a questa cosa. E quindi volevo poi capire se questa mia spiegazione avesse un senso. Per me lei non è riuscita, cioè troverà un nome forse l'Arminuta, scopriremo il suo nome, forse lo scoprirà anche lei stessa il suo nome, quando troverà il suo posto forse, perché l'Arminuta è in qualche modo un personaggio che va e ritorna, che viene chiamata, che ha questa radice, e questo suo non essere, cioè essere in tutti i luoghi, in nessun luogo, fa sì che non trovi mai il suo vero sé. Lei passa da essere figlia di uno a figlia di un altro, ritorna a essere figlia, sarà figlia ancora, cioè sarà sempre figlia, e a un certo punto addirittura è quasi madre di sua sorella, per ritornare al discorso che abbiamo fatto sulle madri prima, sarà madre di sua madre a un certo punto addirittura, no? Sì. Quindi questo suo continuamente trasformarsi fa sì che non riesca poi mai a trovare un suo centro. Forse questo può essere
cioè per me è questo il senso di non aver ancora trovato il suo nome. Sì, il problema dell'identità, questo era molto più forte, il problema dell'identità, voglio dire, era molto più presente nella minuta, nel primo libro, perché lì era ancora una ragazza in formazione. Però, come hai appena detto, Michele, anche qui un po' è così. E questo andarsene, tornare, eccetera, significa che certo superi tante cose, ma non è che tutto sia proprio superabile. E quindi un posto proprio che sente completamente suo, lei non ce l'ha. E ha costruito questa vita in Francia, piacevole, si è realizzata, ma io credo che qualcosa le manchi sempre. E questo qualcosa non ti fa stare mai completamente a tuo agio in nessun posto, e forse non ti dà mai veramente un nome. Fra l'altro anche il gatto ha in condominio, no? Il gatto in Francia, no? No, perché dove, da gattofila dico, siccome dove c'è gatto c'è casa, no? Però in realtà lei può andare tranquillamente, perché tanto comunque il gatto ce l'ha a metà, no? Cioè è un dettaglio, però secondo me è un dettaglio significativo. E io volevo comunque... Volevo dire una cosa, volevo fare un'osservazione. Secondo me c'è anche un altro grande personaggio in questo romanzo in particolare, che è un po' la città di Pescara, no? Sì. Perché questa è una cosa che mi è piaciuta molto. Io a Pescara non ci sono mai stata, però ho avuto amiche abruzzesi quando facevo l'università a Pisa, quindi che cercavano di insegnarmi il dialetto abruzzese, ma io essendo proprio toscanaccia assolutamente non era possibile che io imparassi alcunché, no? Proprio c'era incomunicabilità anche da quel punto di vista. Però sì, mi è piaciuto molto anche questo andare a cercare, no? Luoghi, ambienti, no? E proprio vedere che la città di Pescara in qualche modo si riflette nel vissuto dei personaggi e rappresenta un po' un personaggio... anche lei, no? Questa è un'osservazione. Poi però ti volevo fare anche una domanda, ma ci sarà un terzo atto o è finita qui la storia? Insomma, cioè, cosa tipo l'amica geniale che va avanti? No. Questa volta ho finito. Sì, questa cosa del luogo è vera. E io ho cercato di trovare all'interno di Pescara, che non è una metropoli, ma è comunque una città complessa e varia. Certo. E ho cercato di trovare anche dei luoghi diversi per ciascuna delle due sorelle, perché Borgo Sud, che non conoscevo prima di cominciare a scrivere questo romanzo, mi è sembrato proprio un luogo ideale per Adriana, mentre la Minuta va in un'altra parte della città, quindi quartieri centrali, le vie più eleganti, quelle dello shopping, questi palazzi con appartamenti borghesi, vista mare, eccetera. E c'è i due quartieri in cui loro vivono per un periodo riflettono quello che sono, no? Le due sorelle. In fondo Adriana si sposta dal paese perché io volevo spostarla, volevo darle un orizzonte diverso, più ampio. E però alla fine il posto che mi ha convinto di più per lei è questo quartiere di pescatori, che un po' riproduce le dinamiche del paese.
io ormai conosco Borgo Sud meglio di casa mia, persino stamattina sono andata a trovarli, a fare gli auguri alla vera Isolina che esiste, anche se è diversa da quella che racconto io, ma mi ha gentilmente prestato il nome perché non volevo rinunciarci. E quindi anche stamattina di nuovo ho visto che questo quartiere di Marinai è un paese dentro la città. Quindi Adriana se ne scappa dal paese, ma ritrova un altro paese, un'altra comunità in cui ci si conosce tutti, ci si aiuta, si chiacchiera, ma poi su certe cose si tace invece e si fa finta di non vedere o di non sapere ciò che accade anche di violento nelle case degli altri. Certo, certo. Ecco, sarebbe, prima l'avevi accennato, ora l'hai riproposto, no? Secondo me appunto un personaggio a cui può essere, sei affezionata, anche quello proprio di Isolina, no? Che moltissimo, può sembrare marginale, insomma, quindi... Hai ragione. È anche vero che nel caso di Isolina, questa è la prima volta che mi capita, sono talmente influenzata dalla vera Isolina che l'affetto tra Isolina nel romanzo e Isolina vera è qualcosa che mi confonde. Quello che ho apprezzato io è la solidarietà che c'è fra tutte le donne del romanzo. Mentre questo non avviene poi alla fine con gli uomini, che sono completamente diversi l'uno dall'altro. Sì. E questo mi è piaciuto molto, sì, perché queste donne, nonostante, a parte l'Arminuta, hanno tutte, diciamo, un vissuto praticamente simile. E c'è tra queste donne questa solidarietà molto forte. Questo l'ho apprezzato moltissimo, sì. Ma questo è vero, perché anche tra Adriana e Arminuta, per quanto conflittuale voglia essere tra di loro, ma non viene mai messo in discussione il loro rapporto. Arminuta a un certo punto dice anche che si vergogna di questa sorella, no? Dice che è pericolosa, perché se sua suocera sapesse quello che combina Adriana, insomma, non sarebbe bello. E quindi ci racconta anche l'imbarazzo, il disagio che prova per questa sorella così, così diversa da lei. Eppure tutto questo, perciò io parlo di legame incondizionato tra di loro, perché qualsiasi cosa, anche qualsiasi scorrettezza, tradimento tra loro due, non mette mai in pericolo il legame. Vero. Bene, siamo all'ora e 20 di dialogo. Noi, vabbè, io lo dico sempre, lo dico anche questa volta, ma è la mia battuta conclusiva. Noi staremo qui a dialogare con Donatella per altre 5 ore, però forse è l'ora di andare a riposarci. E comunque, insomma, io sono sempre felice, perché aprire un libro significa aprire non una finestra, ma veramente una serie di palazzi, finestre, mondi, ponti, buchi neri, insomma, sono sempre straordinari i libri. Sono convinto che appunto un libro come Borgo Sud, riletto fra qualche anno, riuscirà sempre a dare la stessa quantità di emozioni e forse anche di nuove, no? Perché poi magari uno si sente più affine a un personaggio piuttosto che a un altro nel corso anche della sua vita e delle sue esperienze. Quindi qui ce ne sono tante.
libri maturano con il tempo, è vero. Quindi sì, siamo, e questo appunto, fornendoci tutta questa carrellata di personaggi, riusciamo secondo me in qualche modo ad affiliarcene uno, quindi ci sarà chi si sente più Isolina, magari fra qualche anno si sentirà più Adriana o più Arminuta o più Pierre e così via. Quindi grazie Donatella, io spero che questo libro meriti il successo che, insomma, che si merita, che tu possa portarlo in giro anche in presenza per sì. Incontrare altre storie come è stato sarebbe con la bello Miuta. Magari anche da noi, qua da noi in biblioteca, noi l'attendiamo a braccia aperte. Ringrazio Patrizia e Lorenza in presenza, Anna e Patrizia e Cristina in presenza, diciamo così, silenziosa, le altre, diciamo, componenti della parte di organizzativa dell'associazione. Ringrazio Giulia Zagabreschi di Einaudi, che è stato il mio gancio e che veramente estremamente, insomma, da Alice Cappalli in poi ci ha portato una carrellata di autrici eccezionali, quindi la ringrazio perché è estremamente disponibile e sempre gentile. Ringrazio la biblioteca che ci ospita, noi insomma stiamo lavorando nostro malgrado su incontri ancora in diretta Facebook, quindi ne abbiamo uno a gennaio con Cristiano Poletti, ma insomma, vista la piega che sta prendendo la faccenda, ci stiamo organizzando anche per febbraio e chissà, forse anche per marzo a questo punto. Però insomma, con Donatella ci rivedremo sicuramente in presenza, io ci conto. Grazie. Lo spero. Io vi ringrazio moltissimo, avete fatto delle domande molto belle, profonde, stimolanti, ne esco arricchita. E quindi grazie ancora e auguro buon Natale a ciascuno di voi e alle persone che ci hanno seguito. Grazie a te. Grazie. 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 Andiamo. Allora, un ultimo saluto, ringraziamento ad Assaggia Libri che mancava da parte della biblioteca, naturalmente un grande ringraziamento a Donatella Di Pietrantonio che ci ha fatto compagnia questa sera e la ringrazio anche per le cose che ha scritto. Saluto anche tutti coloro che ci hanno seguito, vi ricordo che l'Arminuta, Borgo Sud sono disponibili in biblioteca. Se temporaneamente non lo fossimo, come dicevo anche l'altra volta, cosa spesso succede ai libri molto belli e interessanti, basta prenotarlo e potete leggere qua da noi. Quindi vi faccio anch'io, insieme ad Alessandro, tanti auguri di Buon Natale e vi aspettiamo su questi schermi, Ale, il 7 gennaio, come ricordava Michele, per il prossimo appuntamento con Assaggia Libri e con Assaggi di Parole. Grazie ancora a Donatella Di Pietrantonio, grazie a tutti e buonanotte. Buonanotte, buona Buonanotte. 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 Buona vita.